È questa la foto del castello normanno di Stilo scattata da Giampiero Taverniti, che con i voti del pubblico sui social si è aggiudicata il primo posto al quarto concorso fotografico nell'ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, giunta alla 20ª edizione, in programma a Pestum dal 26 al 29 ottobre. Castello normanno del XII secolo a.C., fatto costruire da re Ruggero II, è una fortezza arroccata sul Monte Consolino. E non è grandissimo come castello, ma è un gioiellino da visitare. Già lo scorso anno Taverniti aveva vinto la precedente edizione del concorso con la foto raffigurante il mosaico del drago dell'antica Kaulon, custodito nel Museo Archeologico di Monasterace. Sono immagini che raccontano luoghi ricchi di storia, arte e cultura. Il grande potere della fotografia. Da questo concorso, dall'attenzione verso questa fotografia, si sta generando poi un eco non indifferente nei confronti della nostra regione, in particolare del territorio di Stilo e quindi del castello. Esattamente, lui è un contagio virtuale mediatico che viene posto con una semplice foto, ha contagiato tanta gente anche dal nord Italia, dall'Australia, dal Sud America, gente che calabresi e migranti anche sono tornati a visitare, a vedere la loro Calabria vincente, perché questa è una Calabria che deve andare, la Calabria che deve portare le bellezze e portare avanti un discorso più complesso turistico produttivo. Una passione, quella per la fotografia, che Taverniti, dipendente della regione Calabria, coltiva e condivide con tutti quegli internauti che, come lui, intendono promuovere, difendere e valorizzare una terra dal fascino straordinario. Sono dei piccoli tasselli che vanno a incastrarsi per un discorso di conoscenza in modo più capillare, più forte, oggi sul cavallo che va, il web. Rossella Galati per l'ACNews 24.